Ben ritrovati in studio per questa seconda parte di Free News. In apertura una notizia che riguarda la legge di stabilità approvata in discussione in questi giorni al Parlamento nazionale. Dal 1 gennaio del prossimo anno cambieranno le regole per quanto riguarda i pagamenti che non avverranno più in contanti ma obbligatoriamente tramite assegni o bonifici. Ma sentiamo i particolari nel servizio. Cambiano le regole per i pagamenti, i limiti ai contanti. La norma è stata proposta dalla Commissione Bilancio della Camera e inserita nella legge di stabilità. Dovrebbe entrare in vigore già a partire dal 1 gennaio 2014. Solo assegni e bonifici per pagare la pigione a prescindere dalla quantità dell'importo. Chi violerà l'obbligo sarà sottoposto al pagamento di un'ammenda che parte dai 3.000 euro. E dal 1 gennaio dovrebbe scattare anche l'obbligo del POS, il pagamento elettronico, per i professionisti come medici, dentisti, architetti, avvocati e commercianti. Comunque, da delineare ancora nello specifico il regolamento. Nella prima fase la rintracciabilità riguarda solo i professionisti che producono un fatturato di 200.000 euro e che guadagnano 30 euro a prestazione. Inoltre, la rintracciabilità riguarda le spese prodotte per ristrutturazioni edili e per il risparmio energetico. E cambiamo decisamente argomento. Oggi la vigilia di Natale, questa mattina siamo andati in giro per vari esercizi gastronomici per sentire quali sono i cibi che questa sera saranno i protagonisti sulle nostre tavole. In testa il menù tipico del Natale che si concluderà con i dolci tradizionali. Ma vediamo il servizio. Mancano ormai poche ore alla vigilia. Stamattina siamo stati in giro nei locali comisani per sentire cosa dicono i gestori delle attività commerciali riguardo al menù che prepareranno per chi magari, perché è impegnato con il lavoro, ha deciso di comprare il menù da asporto, che a quanto pare sarà caratterizzato dai cibi tradizionali della zona. Gettonati anche dolci tipici come uturruni e aglio di Giulena, prodotti ancora non tramontati. Nel menu abbiamo il classico baccalà fritto in umido, sanape, focacce con le verdure, un po' di misto. E per terminare in bellezza la cena di Natale non mancheranno nelle nostre tavole dolci, in testa i panettoni artigianali ma farciti, ce n'è davvero per tutti i gusti. La gente non li compra soltanto per allietare i propri ospiti, ma anche per essere regalati. Le nostre specialità sono i panettoni tradizionali, li facciamo noi e ne sono di vari gusti. C'è il parfait di mandorla, c'è il tiramisù, la sette veli che è una specialità di quest'anno molto. E poi i nostri panettoni farciti con crema, ricotta. Le vendite quindi di panettoni artigianali quest'anno sono aumentate, diminuite o stabili? Ma per il momento stabile, perciò tutto si vede con cosa succede stasera o domani mattina. Beh, soprattutto per regalo, soprattutto quelle confezionate. E poi si sa, la sera di Natale che c'è la riunione in famiglia, chiunque si organizza perché dopo una cena c'è un bel panettone. Difatti, come dice, se guardate qui questa poesia, c'è una poesia qua scritta, dice tutto quello che in sintesi, tutto quello che rappresenta questo momento, diciamo, di essere riuniti in famiglia. E adesso c'è lo sport con il calcio, è stato un 2013 in chiaroscuro per le squadre blé, alle prese anche con le difficoltà societarie. L'auspicio è che con l'arrivo del prossimo anno possa giungere anche la tanto attesa svolta, anche se i presupposti non sono dei migliori. Vediamo. È stato un 2013 in chiaroscuro per le squadre di calcio ai blé. In particolar modo questi ultimi mesi sono stati segnati dalle difficoltà societarie delle varie compagini, alle prese anche con possibili fallimenti e cambi di dirigenza. Ma andiamo con ordine. In Serie D il Ragusa si trova all'ultimo posto della classifica a causa della penalizzazione ricevuta per non avere disputato una partita di campionato. La squadra è stata praticamente smantellata, sono rimasti pochi senatori, per il resto nelle ultime gare sono stati schierati i giovani. Il passaggio societario tra il gruppo del napoletano Savarese e la cordata locale tarda ad arrivare e tutto ciò pone un grande punto interrogativo sul proseguo della stagione e sull'esistenza stessa della squadra. In eccellenza le cose non vanno poi tanto meglio. Anche il Vittoria è stato alle prese con il cambio di società. Questa volta però è andato a buon fine. Il presidente Manoforte e i fratelli d'Agosta hanno lasciato la squadra a Salvatore Barravecchia, che ha richiamato l'allenatore della scorsa stagione Campanella, e molti dei giocatori che nella passata stagione hanno disputato la finale dei playoff. I biancorossi navigano in acque tranquille. Se la squadra sarà rinforzata, si potrebbe puntare nuovamente agli spareggi, altrimenti l'obiettivo è quello di salvare la categoria.
categoria, anche perché ci sono dei debiti da onorare, in primis con la Lega. Sempre in eccellenza il Modica ha visto il cambio societario e una rivoluzione nell'organico, ma la squadra sembra essere uscita indenne o quasi e sta proseguendo il campionato mantenendosi a metà classifica. In promozione, infine, ci sono il Comiso e il Real Biscari. I Verde Arancio, partiti con obiettivi di alta classifica, hanno incontrato qualche difficoltà, ma dirigenza, allenatore e giocatori stanno lavorando bene, senza problemi e in sintonia. Forse quest'anno sarà difficile ritornare in eccellenza, ma i presupposti per una programmazione ci sono. Il Real Biscari, dopo la fusione con la Catecalcio, voleva ripetere l'esploit della scorsa stagione, quando è arrivato a ridosso della zona playoff, ma quest'anno qualcosa non ha funzionato. 4 allenatori cambiati, un via vai di giocatori, in particolar modo in attacco, e la penultima posizione in campionato, che mette in serio pericolo la permanenza nella categoria. E con lo sport termina qui il nostro TG, non mi resta che augurarvi da tutta la redazione di Free TV un buon Natale.